Le 20.30 di nuovo una buona serata dagli studi di TG2000. Papa Francesco è tornato a parlare di speranza cristiana stamattina nell'udienza generale in aula Paolo VI. Sperare significa imparare a vivere nell'attesa della resurrezione, ha detto Bergoglio, come una donna incinta che vive nell'attesa di vedere lo sguardo del suo bimbo. Il servizio di Paolo Fucili. Se la fede è una corazza, la speranza è un elmo da tener ben saldo in testa, soprattutto nei momenti di prova e difficoltà. La metafora bellica è di Paolo, che scrive ai primi cristiani di Tessalonica. 2000 anni dopo la sostanza del discorso è la stessa. Francesco spiega oggi all'udienza generale, parlando di speranza e di credere nella resurrezione dei morti. Cosa per nulla facile, peraltro, quando la morte tocca noi o un nostro caro ed emergono dubbi e fragilità. E ci chiediamo: ma davvero ci sarà la vita dopo la morte? La speranza cristiana però non è una speranza qualunque, come sperare nel bel tempo domani e forse invece sarà brutto. Speranza cristiana è attesa di qualcosa che è, non che io voglio che sia. Altro esempio. E quando una donna se ne accorge che è incinta, ogni giorno impara a vivere nell'attesa di vedere lo sguardo di quel bambino che verrà. Sperare appunto è vivere nell'attesa, non è facile, ma si impara se si ha un cuore umile e povero. Chi è già pieno di sé e dei suoi averi non sa riporre la propria fiducia in nessun altro se non in se stesso. Presente in aula Nervi una delegazione del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, cui va in conclusione il saluto del Papa e l'incoraggiamento a proseguire i suoi sforzi. Affinché le chiese locali rispondano con determinazione al grido della terra e al grido dei poveri. Negli Stati Uniti adesso per la nomina del giudice conservatore Neil Gorsuch alla Corte Suprema, la scelta del presidente Donald Trump ha scatenato l'ira dei democratici. Giorgio Schiavone. È tutta in salita la strada di Neil Gorsuch verso la Corte Suprema. La sua nomina sarà molto ardua. I democratici hanno già dichiarato battaglia ed è possibile che ricorrano gli stessi mezzi usati dai loro colleghi repubblicani un anno fa. Dopo la morte del giudice Antonin Scalia, infatti, i senatori repubblicani si rifiutarono di considerare la scelta di Obama e la nomina di fatto non avvenne, lasciando uno scranno vuoto. I think what President Trump is signaling to the country is... Il messaggio che Donald Trump manda al paese con questa nomina è in linea con le decisioni degli ultimi giorni, rispettare gli impegni presi in campagna elettorale. Per questo ha scelto un giurista ultraconservatore alla Corte Suprema. Gorsuch è contrario all'attuale legislazione in materia di aborto ed eutanasia e in favore delle norme che regolano il possesso delle armi. Inoltre, secondo i leader del Partito Democratico, negli anni ha mostrato di stare spesso dalla parte delle grandi aziende a scapito del potere regolamentare dello Stato e dei diritti dei lavoratori. Infine, avendo solo 49 anni, potrebbe influenzare l'orientamento del massimo organo giudiziario americano per decenni, visto che le nomine alla Corte Suprema sono a vita. Per tutti questi motivi, i senatori democratici pretenderanno una delibera a maggioranza qualificata, almeno 60 i sì necessari, e non semplice, per cui a Gorsuch basterebbero 50 voti. I repubblicani al Senato sono 52. Le schermaglie fra i due partiti al Congresso proseguono, con i repubblicani che hanno addirittura modificato il regolamento parlamentare per superare l'ostruzionismo dei democratici sulla nomina del ministro dell'economia e di quello della sanità. La tensione resta alta fra i due schieramenti anche sull'immigrazione, con Trump che in un tweet ribadisce la sua posizione, confermando la linea dura. E proprio delle politiche sull'immigrazione di Donald Trump ha parlato oggi, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Cattolica di Roma, il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato Vaticana, Monsignor Angelo Becciu. Noi siamo messaggeri della cultura dell'apertura, ha detto ad Augusto Cantelmi, e lo sentiamo. Lei è preoccupato personalmente di questa costruzione di muri, di questa politica dell'immigrazione? Parliamo ovviamente degli Stati Uniti e di Trump. Beh, certamente la preoccupazione c'è perché noi siamo i messaggeri di un'altra cultura, è quella dell'apertura, seppure il Papa insiste anche sulla capacità di integrare chi arriva, chi viene nella nostra società e nella nostra cultura. Ecco.
E veniamo alla politica. Si accende il dibattito intorno alla legge elettorale. PD, 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia premono per il voto anticipato. Bersani avverte Renzi: se continui così, il Partito Democratico muore. Sentiamo. Un accordo a quattro per andare al più presto al voto ad aprile, oppure più realisticamente a giugno. Maggioranza PD, Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia, nonostante le smentite, avrebbero trovato un'intesa per anticipare il ritorno alle urne. L'idea sarebbe quella di modificare la legge elettorale al Senato con un premio di maggioranza alla lista che ottiene il 40% ed uniformarla così all'Italicum cambiato dalla Consulta in vigore alla Camera. Una corsa al voto sempre più frenetica, con la richiesta di Grillo di convocare il Parlamento ad oltranza per approvare la legge elettorale e poi alle elezioni. Ipotesi del voto anticipato che tuttavia trova l'opposizione dell'ex Presidente della Repubblica Napolitano, per il quale nei paesi civili al voto ci si va a scadenza naturale di legislatura. Parole quelle di Napolitano duramente criticate dal leader leghista Salvini, per il quale l'ex capo dello Stato andrebbe invece processato per tradimento. A Napolitano arriva la solidarietà con una telefonata dal Presidente della Repubblica Mattarella. Clima teso dunque tra le forze politiche, tra chi vuole il voto subito e chi a fine mandato. All'interno del PD Bersani parla di un ritorno all'Ulivo nel caso di scioglimento anticipato e il rischio scissione diventa sempre più realistico. E tensioni che si ripercuotono anche nella coalizione di governo. Proprio mentre si gioca la partita con l'Europa sui conti pubblici, a momenti dovrebbe arrivare la risposta dell'esecutivo alla richiesta di Bruxelles di una manovra aggiuntiva di 3,4 miliardi. Palazzo Chigi si dice pronto a collaborare, ma no a nuove tasse. Cambiamo argomento. Da metà giugno il costo delle chiamate da telefono cellulare fatte dall'estero avranno il costo di quelle fatte all'interno del proprio paese. Alessandra Camarca. Da giugno 2017 verranno aboliti per i consumatori europei i costi extra del roaming, stabilendo il principio che ad esempio una telefonata da Milano a Roma non deve costare di più se lo stesso utente si sposta a Parigi per chiamare la capitale. Lo ha deciso il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea, trovando infine la quadra sulle tariffe che gli operatori si applicano tra di loro per offrire servizi di roaming, cioè relativi al traffico dati tra un gestore telefonico e un altro. Per i consumatori questo significa che quando si viaggia in Europa questi saranno in grado di chiamare, inviare sms o navigare sul proprio cellulare allo stesso prezzo che pagano da casa. L'accordo proposto da Bruxelles lo scorso settembre e ora raggiunto mira dunque a mantenere tariffe sostenibili per persone e imprese, garantendo al tempo stesso il recupero dei costi e mantenendo i mercati del roaming competitivi. È da circa un decennio che la Commissione lavora per arrivare a questo risultato. Dal 2007 i prezzi del roaming sono diminuiti di oltre il 90%. L'intesa prevede che dal 15 giugno 2017 il tetto dei prezzi all'ingrosso per i dati scenderà da 50 euro a gigabyte a 7,7 e poi continuerà a scendere a 6 euro per gigabyte a partire dal 1 gennaio 2018 fino a toccare il minimo di 2,5 euro per gigabyte dal 1 gennaio del 2022. Allora, è una buona notizia secondo noi per gli utenti telefonici che vanno all'estero. Ovviamente c'è sempre il rischio che poi le società elettriche cercano di rivalersi traslando comunque sul consumatore finale, quindi dovremo comunque sempre vigilare, ma comunque è una buona notizia perché comunque questo costo all'ingrosso si riduce e questo dovrebbe comunque avere degli effetti benefici per quanto riguarda il consumatore. Allarme inquinamento in Italia, a Milano in particolare, dove i livelli di polveri sottili sono 3 volte superiori al limite consentito. Marco Bergamaschi. Ancora allarme per l'inquinamento. In Lombardia resta molto alto il livello delle polveri sottili. Le centraline dell'Agenzia per l'Ambiente hanno registrato valori di PM10 almeno 3 volte sopra i limiti, 50 microgrammi per metro cubo, in tutte le province esclusa Sondrio. In centro a Milano il livello è stato di 159 microgrammi, nonostante le deboli piogge e il blocco dei mezzi più inquinanti. 14 giorni consecutivi di sforamento. Non va meglio in Veneto o in Emilia-Romagna, dove ieri si sono superati i limiti in 37 stazioni su 42. Soffre anche Roma. Ieri si segnalavano ancora livelli alti di polveri. Nel nord si spera nella pioggia, che dovrebbe intensificarsi da domani. Una situazione che, se non corretta, potrebbe portare all'apertura di 2 procedure di infrazione europee per gli sforamenti dei livelli di biossido di azoto e PM10, rischiando una maxi multa che sfiorerebbe 1 miliardo di euro. Dalla Commissione europea potrebbe giungere a metà febbraio il primo invito a correggere lo sforamento. L'Italia avrà poi 2 mesi per rispondere.
Restano i problemi di salute legati in particolare alle vie aeree causati o accentuati dall'inquinamento atmosferico che, secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, nel 2013 è stata la causa stimata di 467.000 morti premature in tutto il continente. Le polveri sottili creano un bel problema nelle vie aeree di cui noi ci occupiamo, il naso, la gola e, per quanto riguarda la gola, soprattutto la laringe. Però naturalmente poi le polveri sottili cadono fino al fondo degli alveoli, al fondo dei polmoni. Magari evitiamo di fare sport quando sappiamo da bollettini di un'aria molto sporca. Non illudiamoci che ai nostri bimbi faccia bene girare in passeggino, quindi a bassissima altezza, con alti livelli di polvere, in giornate molto sporche. Con Clara Iatosti andiamo a visitare la Domus Aurea. Da sabato sarà possibile vederla in 3D. L'Archeo Show ha inizio e la Domus Aurea prende forma in tre dimensioni in un viaggio virtuale e reale nella casa di Nerone. Da sabato e per ogni fine settimana un progetto di valorizzazione della sovrintendenza speciale per il Colosseo permetterà la visita della Reggia Monumentale. Un video racconto all'ingresso della Domus ne ricostruisce la storia, dall'edificio originale alla Damnatio Memoriae voluta da Traiano, che la interrò usandola come fondamenta per le sue terme, fino ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando le gallerie venivano usate come rifugio per gli sfollati. Abbiamo creduto fondamentale, ha dichiarato il sovrintendente Francesco Prosperetti, far comprendere a tutti la Domus Aurea, creando un progetto virtuale che permetta un'esperienza straordinaria. Ma è nella sala della Volta Dorata che si prova davvero l'emozione di immergersi nella casa di Nerone, scoperta per caso nel 1480 dopo la caduta in un fosso di un giovane romano. Indossando un visore bioculare ad alta tecnologia, si trasforma virtualmente l'ambiente, oggi buio e chiuso, dalla terra gettata sopra da Traiano, facendolo tornare alla sua dimensione originale. La visita guidata costa 14 euro più 2 di prevendita ed è possibile con prenotazione obbligatoria per gruppi di 25 persone. Il nuovo progetto è articolato in 12 tappe che illustrano la storia del monumento attraverso nuovi apparati multimediali, senza dimenticare i progressi dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle strutture architettoniche e delle superfici pittoriche. Siamo alla rubrica Il Minuto D, come ogni mercoledì, con Luis Badiglia. Ed è una settimana che in gran parte del mondo si discute sul muro di Trump e sulle sue misure in materia di immigrazione. È giusto che sia così, è buono che sia così. Dal confronto, addirittura dallo scontro, possono venire fuori delle cose positive, trovare vie di soluzione, trovare modi di affrontare i problemi dell'umanità. Si può essere in disaccordo educatamente, diceva Obama, ed è giusto che sia così e che tutti la pensino così. L'importante è non perdere di vista la questione fondamentale, quella di fondo, quella che pone come problema all'umanità il muro di Trump, e cioè l'ideologia della separazione, dello scontro, dell'antagonismo, del disaccordo. Questo non è buono, questo non è positivo, questo è preoccupante. Perciò dobbiamo sempre mettere al centro, e lo ha detto oggi Papa Francesco in un suo tweet, l'umanità. Solo l'umanità di ciascuno di noi ci può salvare e ci può aiutare a affrontare i problemi. L'importante è non perdere di vista che alla fin fine c'è una sola cittadinanza alla quale non si può rinunciare mai, la nostra umanità. Le anticipazioni di TGTG, Cesare Cavoni, buonasera. Buonasera Barbara, buonasera a tutti. Allora tra poco tutte le notizie del giorno, faremo un riepilogo con i titoli e poi parleremo di volontariato, medicina, di Africa, insomma di tante tante cose importanti. Ci vediamo dopo. A tra pochissimo allora Cesare con i tuoi ospiti. Adesso c'è la sigla, subito dopo la sigla i titoli di apertura degli altri telegiornali della sera. TG2000 si ferma qui.